Ah, ma ho capito dov'è adesso questo posto. Buonanotte. Adesso mi ricordo da dove l'altra volta era chiuso. Che abbiamo fatto la foto in macchina. Luna Colombo si è svegliata all'alba delle 20:22. Buongiorno Luna. Non avevo capito che era questo l'ingresso. Ciao fans, la decima parte di questo viaggio era iniziata alle porte di Livigno, dove avevamo trovato una coda lunghissima in dogana. Il percorso era poi proseguito con noi diretti verso il lago, che abbiamo scoperto essere veramente lunghissimo, per poi fare delle riprese con il drone, spettacolari. Peccato che era un po' calato il sole, c'era un po' di penombra e i colori erano un po' smorzati. Però veramente niente male. Dopo aver fatto volare il drone abbiamo fatto benzina a 89 centesimi al litro per poi attraversare tutto il paese e trovarci, non saprei neanche io come definirlo, un tizio che ha deciso di tagliarci la strada, aprire la portiera e urlare qualcosa dalla portiera aperta indicandoci. Scena che a distanza di diversi mesi ancora non siamo riusciti a interpretare. E proprio qui, al semaforo, in fuga da un tizio sospetto che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi con l'undicesima parte di questo viaggio. Buona visione. Madonna che freddo. Che freddo, Madonna. Madonna che freddo. Non mi ricordavo questo freddo da giugno. Ah, attenzione che diventa rosso, sennò. Se diventa rosso anche a 48 è una presa per il culo. Ah, t'ho fregato, eh. Bene fans, stiamo uscendo da Livigno, adesso andiamo a fare il passo Forcola, che è l'ultimo passo della giornata, perché fare quei 3 km in più per salire a Bernina, boh, vuoi salire a vederlo? No, non me la sento oggi, amore. Cioè, in realtà sono tipo 3 km, però come vuoi. Che poi su farà un freddo. Ebbene, non che qui faccia caldo, Purtroppo non ho il termometro e quindi non posso dirvi quanti gradi ci sono. Comunque pochi. Ah, la steppa di Livigno. Ah, l'abbiamo fatto in quello che costava meno, costava 89. Ah, c***o, non l'ho zerato. Porca p***a. Ah, neanche io. Fans, abbiamo fatto benzina Livigno, la verde, 89 centesimi al litro. Non male, non male 89 centesimi. No, non male per niente. Penso che l'ultima volta che è stata 89 centesimi in Italia sono passati 30 anni. Ma probabilmente sì. Quindi non ero ancora nata. E io ero in fasce. Guarda quante mucche! Ciao mucche. Guarda lì. E lo supera? E si mette all'inseguimento. Questa è l'ora più bella per andare in moto, a parte il freddo e a parte che è un po' in penombra, ma perché a quest'ora le strade sono deserte. Mentre salire allo Stelvio alle 11, tangenziale di Milano Ovest al mattino alle 7 di lunedì. Sì, seriamente era imbarazzante stamattina. E parte? E non si ferma? Un Mercedes? Questo qua è un AMG sicuro. No? Non ti sembra? Ma qua ha piovuto, eh? Sì. T'ho bagnato. Fa anche freddo, porca miseria. Acca, porca miseria. Guarda come lo svernicia! Guarda come sono qua! Mucca in curva! Lo sorpassa con l'inganno della cadrega. Che freddo. Pagai. Fa freccia. Mamma, in curva interna. E lo raggiunge. C'è ancora la neve. Mi ricordavo che c'erano delle costruzioni. Cosa? Non me le ricordavo delle costruzioni. Ma è già la cima. Sì, è lì dove c'è la bandiera, che c'è il confine Italia-Svizzera. 2315 metri. È bello alto, eh. È alto, sì. Rifugio Tridentina. Dogana. Zio Dogana, non c'è nessuno.
Forcala di Rivigno, 2315 metri, e guarda qua. Bescia. Luna, mi fai fare due riprese, anche se è un po' buio, perché guarda che figo. Fans, faccio due riprese anche qua al Forcola perché c'è un paesaggio veramente figo e me lo ricordavo, infatti. Mi sono incastrato in qualcosa. Ah, mi sono schiacciato le palle. Ah. Beh, facciamo un volino qui col drone, vediamo un po' com'è la situazione. Bene fans, abbiamo fatto volare il drone anche qui al Forcola, paesaggio surreale con contorno di Rolls Royce. Sì, infatti. C'era anche la canzone Rolls Royce. Eh sì, di Cesare Cremonini. Cioè è la macchina tipo che usa la regina Elisabetta, capito? Ah. Cioè quando uno deve dire una macchina super costosa da ricco che si fa portare in giro con l'autista di solito, prende la Rolls Royce. Dietro c'è tipo il soggiorno. Ah. Che poi ad esempio se io sto dietro cioè non vedo la strada, mi fa schifo. Comunque guarda che roba. Con quella montagna lì è pazzesco, Sì. Cioè senti, io li supero perché di farmela tutta dietro le macchine non c'ho proprio voglia. Anche se alla fine c'è la dogana, però. E la osa, la osano tutta in contromano. Però fan, si vedeva che dall'altra parte non saliva nessuno, che poi dite, che voi. Luna non ha usato un tu. Era qualcuno? No. Cioè, ma siamo in rettilineo, lo vedi anche da te. Il Forcola è particolare perché c'è questa montagna bianca, calcarea, molto suggestiva. Sì, molto bella. Andrebbe vista col sole, che il bianco spicca ancora di più. Però vabbè, ci accontentiamo di vederlo alle 8:20 di sera, di una domenica. E quello là è Piz Bernina comunque, quello dietro. Quello davanti a noi? No, quello a destra. Ah, quello a destra. Ah, il Bernina. Beh certo, quello là è il Bernina. Ah. Questa comunque è la terra di nessuno, tra Italia e Svizzera. A giudicare dall'asfalto, però hanno asfaltato gli svizzeri. Arriva una macchina. Ok. Beh, oggi l'abbiamo fatta costantemente oltre 2000 metri, A differenza del Giro Svizzera che li avevano superati solo a San Bernardino di poco. Oggi è tutto 2007, 2002, 2003. Si sentono tutti. Sì. È un freddo. Anche la dogana lì avanti si sente tutto. Guarda, guarda che non è del mestiere, si ferma. Si vede che non è del mestiere. Giù o su?
Cosa vuol dire giù o su? Giù o su? Non lo so. E giù. No, andiamo verso Tirano. Bene, fans, Luna non se la sente. Ah, ma ho capito dov'è adesso questo posto. Buonanotte. Adesso mi ricordo da dove l'altra volta era chiuso. Che abbiamo fatto la foto in macchina. Luna Colombo si è svegliata all'alba delle 20:22. Buongiorno, Luna. Non avevo capito che era questo l'ingresso. Ma Luna, ma tu non sei in mezza strada neanche per sbaglio, ti rendi conto? Ehi, non lo sapevo. Ma tra l'altro c'è la 360 accesa, non ci sono sbarrati neanche una volta. No, lo sapevo, infatti, però c'erano le macchine prima. Ah, sveglia. Avrei Sì, comunque il mio interfono è decisamente qualcosa che non va. Lo sento gracchiare come una papera in calore. Ma il problema non è il gracchiare, il problema è che da quando mi è caduto il casco che ha picchiato l'interfono, sta facendo un po' i capricci. La rossa dei venti, che freddo fa, che freddo fa. Freddo, che miseria. Non me la sento, non me la sento, non me la sento. Guarda la capanna di Hagrid. Tirano 28 chilometri, 28 chilometri al caldo. Sono tanti 28, eh. Che miseria. Questa qua mi sa che è la curva dove... No, non è vero. No, era più indietro, mi sa. No, mi sa più avanti. No. Perché c'era il bosco dall'altra parte. Hai capito quale? Sì, quando Luca ha cercato di morire. Sì. Flashback. End of flashback. Ma è il tuo scarico che è scoppiato? Sì. Ah, ok. E la passa? Ah, guarda, guarda, guarda che non se lo aspettava. No, infatti, mi fa questi scherzi. Boom. Dopo non me ne accorgo e ti schiaccio. Siamo appena arrivati a Bema, abbiamo fatto un giro da eroi anche oggi. Perché se non è da eroi, non ci piace. Noi non lo facciamo. Cioè, se sotto 500 km è uno scaldare le gomme, non è un giro. Vabbè, è vero.